Sì, Elena, ti faccio vedere la vignetta per una volta molto preoccupata di Steino. A che cosa serve la conferenza sul clima e ambiente che si riunisce oggi a Rio? A capire quanto tempo ci rimane prima di uscire tutti dall'euro, dal dollaro e dalla faccia della terra. Allora, Caterpillar IEM, buongiorno. Buongiorno Buongiorno direttore, direttore, eccoci. Allora, io so di fare una cosa che non dovrei fare, però, l'abbiamo già direttore, fatta, sono Filippo, per cui costretto a farlo rifacciamola. perché lei mi insegna, direttore, certo, quando c'è una notizia bisogna darla, anche Sì, prima diritto di cronaca. dell'ufficialità. Non Allora, noi insegno abbiamo. niente, ma dico che una notizia bisogna darla, sì. Bisogna darla. Allora, noi Ci abbiamo il credo. codice e la chiave dei titoli della maturità, quelli che fra un'ora apriranno nelle aule. Ce l'abbiamo in anteprima, Ecco, quindi. tenerla nel cassetto sarebbe proprio una scorrettezza Esatto. deontologica. Anche Lo. perché poi magari in qualche scuola c'è un problema, almeno Certo, possono certo. andare. Allora, noi lo facciamo vedere per pochissimi secondi, poi quello che fanno di là dal televisore non ci riguarda. Pronti? Codice. Ecco. Attenzione. E E poi pronti con. per decrittare, questo lo diciamo ai Per presidenti di commissione, decrittare. mi raccomando, pronti, La preparate le chiave. videocamere Pronti? digitali. Eccola qua. Dice La neanche chiave. Hammurabi, ha detto Paolo Cappelli, neanche Hammurabi. Esatto, neanche Hammurabi. Io sono molto curioso di vedere come andrà a finire questa giornata con le scuole che dovranno barcamenarsi tra le chiavette, il codice, la chiave per Maturità aprire. 2.0, eh? Esatto. La maturità 2.0. Tra Magari si poco darà ci una colleghiamo prova. col nostro Infatti. inviato davanti al liceo Visconti. Oh, a Dopo Roma? abbiamo il nostro Matteo Parlato con quella sua aria perplessa, deliziosa, devo dire che si chiederà fra gli studenti che saranno perplessi quasi quanto lui, probabilmente. Eh beh, Scusate. certo, Ma no, vediamo, vediamo. direttore, niente perplessità. Oltre a questo documento straordinario che vi abbiamo mostrato, noi siamo anche in grado di dire cosa esce per la traccia Ah, beh, sì, d'Italia. sappiamo anche Predictor. cosa esce, C'è stata sappiamo. una convergenza, tra l'altro, di fattore umano e della macchina. Esce la macchina, del predictor, ma anche molti ascoltatori, commissione, presidenti di Vogliamo commissione. dire la Presidenti parola di giusta? commissione. Vogliamo dire la parola giusta, quella che non si deve dire, che non si può fare, però è il caso di essere onesti anche intellettualmente. Io lo dico, per il Diciamola, direttore e per gli no, ascoltatori. diciamola, Diciamo la diciamola. parola giusta. Corvi, 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 corvi. Perché se ti chiamano un Dove? presidente di commissione e un commissario e ti dicono la Dove? stessa cosa, Al c'è un ministero, disegno. E Eh? Non lo allora? so, corvi. Allora, cosa Anche esce? questa notizia non vogliamo nasconderla. Ecco, è. Pirandello. Pirandello, direttore, Pirandello. Pirandello, poeta e romanziere, siciliano, premio premio Nobel. Nobel, insomma, Siamo è tutti uno, drammaturgo, nessuno, soprattutto, 100.000, drammaturgo. no? Eh Di questi certo. tempi, Sono 100. quando ieri ho intervistato, mi è molto piaciuta a me, poi bisogna vedere se piace agli spettatori, se interessa soprattutto, l'intervista a Vittorio Feltri, che disegnava anche criticando aspramente un programma possibile per la destra, cioè dicendo voi non avete proprio, non si sa cosa abbiate più in testa, diceva sostanzialmente al centrodestra italiano. Ah, però. E allora un po' tutta la politica italiana, ma non solo la politica italiana, è così, cioè è in una fortissima crisi di identità. Ora, uno nessuno 100.000 non era proprio questo, ma insomma il titolo ha un'assonanza. D'altra Sì. parte Benedetta mi perdonerà, tutti raccontano del film di Fellini, La dolce vita, come se fosse un film, un'anticipo del Bunga Bunga. In realtà non c'entra assolutamente niente, ma a chiunque Nulla. chiediate la dolce vita dice: come no, certo, questi quello che facevano a Via Veneto in quel periodo lì. No, no. Ci immaginiamo, ci immaginiamo. E invece abbiamo Pirandello, cantore della crisi in tempi di crisi. Infatti, perché i corvi, proprio per non fare il lavoro a metà, oltre a dirci che cosa è, ci hanno anche dato dei suggerimenti, cioè Pirandello come prisma attraverso cui leggere la crisi presente, e poi hanno anche suggerito di buttare dentro un riferimento al saggio sull'umorismo, per cui il Ah. sentimento del contrario. A questo però io vorrei dire, se possiamo dedicare ancora qualche minuto di spazio, si aggiungono i suggerimenti che valgono invece per tutte le tracce di Marco Ardemagni. Sì, beh, fondamentalmente li ripeto sempre agli studenti che si apprestano a fare il tema, sono i suggerimenti che diede, appunto, mi diede dall'Espresso Gianfranco Manfredi tanti anni fa, questo cantante degli anni 70, Ardemagni. cantautore. C'era già l'Espresso, C'era già sicuro? l'Espresso, sì. Era già uscito. Mica Allora, pizza e fichi. Eh sì, no, li Espresso. seguì e fece un Prima. figurone. Allora, il concetto è dare sempre le due versioni. Ad esempio, all'epoca uscì un tema sui media, e c'era già, ad esempio, il tema.
dare le notizie, ad esempio il telegrafo era quei tempi lì, quell'anno fu l'anno anche di Alfredino, certo. No, quindi se da un lato è giusto coprire le notizie con dovizia di particolari perché il cittadino ha diritto di sapere, dall'altro bisogna rifuggire gli eccessi di morbosi di Ardemagni, praticamente cerchiobottismo, un po' di cerchiobottismo, però con la conclusione è una soluzione difficile, non c'è una risposta univoca, ognuno deve trovarla cercando di valutare gli elementi. Se uscisse, bravo Ardemagni, bravo Ardemagni, così si viene promossi. Se, esatto. Se vai alla maturità e dici una tesi precisa, cerchi di motivarla, qualcuno si arrabbia. Bravo. Esatto. Invece dare le ne due so versioni, qualcosa, se uscisse sì. Steve Jobs, Bestie Jobs potrebbe dire... Allora, se da un lato Steve Jobs sicuramente ha fatto dei passi da gigante verso l'informatizzazione del mondo, dando anche delle applicazioni semplici da usare e accattivanti, dall'altro lato... Certo, è anche colpa di gente come Steve Jobs se poi i giovani passano le giornate chiusi in camera col computer e non vanno a giocare e a pallone. Nella preparazione, non parlare degli iPhone, nella preparazione per il tema di maturità è d'obbligo leggersi 50 pezzi di Pierluigi Battista e 150 di Gianni Riotta. Battista, ecco, Battista deve essere la vostra direttore. Allora ragazzi, facciamo un cambiamento, un'innovazione. Vediamo che ci racconta Matteo Parlato. Matteo, davanti al liceo Visconti di Roma, perplesso, come possiamo titolarti? Grazie, sono qui insieme agli studenti del Visconti a Piazza del Collegio Romano, alle 8:30, per cui diciamo fra più o meno 3/4 ora si preparano a fare il loro esame di maturità, e siccome loro sono i primi che faranno un esame diciamo diverso, dovranno testare questa volta i temi dell'esame della prova scritta non arriveranno con un cartaceo, ma arriveranno via internet, per cui dovranno essere scaricati, e loro diciamo sono anche abbastanza scettici sul tempo che ci vorrà per diciamo acquisire questi titoli. Comunque io ci ho parlato, mi sembrano relativamente ottimisti, ieri sera mi hanno anche detto che si sono andati a fare una birra con gli amici per scaricare il nervosismo, per cui mi sembra che affrontano la cosa con la giusta compostezza. Ce ne fai sentire qualcuno oppure li lasciamo lavorare tranquilli? No, vi ho mandato le interviste che ho fatto prima. Vabbè. Perché adesso loro sono entrati. Vabbè. Diciamo nel... Allora, abbiamo fiducia. Abbiamo fiducia. Almeno uno. Gli dica che esce Pirandello, lo faccia venire lì al microfono. Uno, chiamane uno in diretta, dai. Chiamane uno in diretta. Ok. Chiamane uno in diretta. Signori, il direttore vuole in diretta, prego. Dai, vieni qua. Avanti. Ci hanno paura. No, io già l'ho fatta. Chi esce? Il direttore, sono timidi. Sono come un grande autore, un grande musicista, non replica, lei l'ha già fatta l'intervista. Certo. Allora noi abbiamo problema a farvela vedere, credo, perché se ci fosse una breve intervista, ecco, allora un'intervista di quelle che ha fatto Matteo Parlato. Grazie Matteo. Ho studiato soprattutto l'attualità e la storia perché sono comunque le mie materie tra virgolette preferite per il tema, e spero appunto in un argomento d'attualità che possa variare comunque non troppo nel tempo, magari ecco gli ultimi avvenimenti in Emilia, o magari parlare dei Marò, o comunque ecco stretta cronaca esattamente, Falcone e Borsellino quotati ai massimi, e siamo pronti proprio per il tema d'attualità, mentre per letteratura un po' meno. Preoccupato? Per il tema no, magari più per versione terza prova, però per il tema no. Quindi allora magari chiudiamo all'uscita. Quindi praticamente mi pare di capire che la scoperta, lo scoop di Caterpillar lo vedono come il toro vede il rosso preferiscano di gran lunga Falcone e Borsellino, no? Non sapendo che magari Falcone e Borsellino, con tutto quello che sta succedendo qua sulla trattativa, guardate la Repubblica, trattativa, Stato-mafia, le telefonate segrete, è un pezzo tabù. Io non so se il ministro si può permettere di fare in questo momento una roba su Falcone e Borsellino. Il Colle rassicurò Mancino, il presidente sa già tutto, si sta muovendo anche lui, inchiesta Stato-mafia, ecco le telefonate segrete, l'irritazione del Quirinale, una campagna politica. Ieri il professor Grosso diceva che il Quirinale si era mosso esattamente come avrebbe dovuto, come deve, cioè in modo assolutamente ineccepibile, ma insomma c'è questa polemica, quindi anche l'attualità è pericolosissima,
È vero. Quello, è difficile. L'attualità si sa che è pericolosa, però... Direttore, abbiamo un secondo suggerimento che vale per tutte le tracce. Questo sempre. Questo è da segnare, eh? Ok. Le isole di saggezza. Allora, isole di saggezza, segnatevelo, perché sono pochi minuti, mentre finite il caffè. Esatto. Allora, ognuno di noi ha una ventina di frasi chiave, frasi guida, concetti base, magari spesso legati a un autore che li ha detti, non so. Esatto. Da filosofi, letterati. Allora, bisogna... sicuramente almeno una di queste frasi funziona in qualsiasi tempo. È un fatto statistico. Quindi facciamo un esempio, direttore. Io per esempio mi ricordo la mia prof di italiano del liceo, la professoressa Riva, ci insegnò questa frase, ovviamente contestualizzandola e raccontandoci la sua materia. La chiesa è il luogo mass mediologico dell'antichità. Ecco, una frase questa così, è un'isola di sapere, questa no? È un'isola di saggezza. Tu la puoi usare in almeno 6-7 temi differenti. Certo. Uno sulla religiosità, ad esempio. Sì. Uno sui mass media. Sulla secolarizzazione. Su internet. Su Steve Jobs anche lo puoi usare. Esatto. Lo puoi usare sempre. Esatto. L'esperienza semi-religiosa, certo, per esempio, degli utenti dei suoi prodotti. Bisogna inoculare queste isole di saggezza e poi fare dei raccordi tra un'isola di saggezza dei ponti, dei bridge. Dei ponti, ovviamente, col metodo che abbiamo spiegato prima. Il vantaggio è che, visto che è un unicum il tema di maturità, potete, anche se avete già usato quelle isole di saggezza temi precedenti, nel tema di maturità la potete usare. È la vostra occasione. Insomma, direttore, noi siamo moralmente nulla vicini. Si crea, tutto si trasforma. Nulla si butta, tutto si ricicla. E questo è un altro grande insegnamento vita italiana. Questo. E se uscisse il gatto pardo, a maggior ragione. Magnifico. Il gatto pardo sarebbe interessante, perché nulla cambi. Sarebbe interessante, cioè, alla luce, per esempio, un tema, io alla luce delle ultime vicende che rimettono in questione, cioè che suggeriscono che ci possa essere stata una trattativa con la mafia 20 anni fa, ditemi le vostre impressioni, le vostre valutazioni sul libro di Tomasi Lampedusa, Il gatto pardo. Potrebbe essere divertentissimo, no? Certo, anche perché un temino facile ideologico. Sentite, però dice che qui c'è uno che bala da solo. Scusami, io ballo abbiamo da solo. Scoperto anche, direttore, abbiamo scoperto che cosa stava dicendo quando gli hanno tappato la bocca, per esempio, quando l'abbiamo decrittato usando lo stesso codice lui stava per dire i titoli della maturità, perché li sapeva. Ho capito. E quindi voleva dirli in diretta in Eurovisione. E Bonucci ha detto no, zitto, non parlare, non dirli. Invece la cosa che mi affascina di questo giovane uomo è che lui evidentemente il senso di responsabilità gli fa malissimo, perché ogni volta che ci pensa, non devo sbagliare, devo fare il bravo ragazzo, fa delle cose tragiche, proprio sembra proprio ci fu un periodo che, diciamo, non dico perché sennò mi prendo una querela, ma è un periodo in cui Del Piero, Pinturicchio, come lo chiamava l'avvocato, era molto gonfio, mettiamola così, e mi fermo, perché avevano fatto una forte muscolatura, che quando Opzione colpiva Zeman, la palla, diciamo, la palla così si afflosciava. Il povero Balotelli, col senso di responsabilità, gli si affloscia il pallone e fa dei tiri da uno che non sa tirare in queste ultime partite. Poi non ha il tempo di pensare, perché quello lo sta tenendo, lo butta giù e fa quella cosa meravigliosa. È verissimo. Questa è proprio la sintoma anche del... questo spesso colpisce gli attaccanti. Quando è un po' che non segnano, ad esempio, questa astinenza è la pressione, anche provoca una pressione psicologica, che l'astinenza l'ha detto Ardemagni, mi siete testimoni. Ardemagni dal gol. Ansia da prestazione, magnifico, ma è sicuramente è la stessa cosa che accade a molti atleti. È una signora, quindi non è, ma si potrebbe dire che Balotelli non vuole pensieri. No, certo. No, beh, mi sembra abbastanza chiaro anche da altri comportamenti, comunque. Sì. Per un comunque, senta, ma Ardemagni, posso chiederle la sua macchina? La chiama ancora macchina? Pensavo che si fosse ormai innamorato di The Predictor. La sua macchina. Che dice di Inghilterra Italia? Una macchina, ma c'è. D'Inghilterra Italia, allora, per il momento non abbiamo ancora dato un pronostico, però avevamo già ieri pronosticato che sarebbe uscita l'Inghilterra tramite Nostradamus. E quindi Inghilterra è stata, grazie soprattutto a un'imprevedibile Svezia con Ibra, che ieri ha
fatto, ha gonfiato, come diciamo noi giovani, la Francia. Cioè, 2-0. Pur essendo già fuori dai giochi, non ha fatto il biscotto che alcuni pensavano, paventavano. Non si è lasciato asfaltare come ha fatto, ad esempio, l'Irlanda, già fuori, certo, che ha perso con l'Italia. Invece la Svezia ha vinto. E ha fregato i francesi. A me sembrava che l'Irlanda non volesse perdere proprio per niente. Assolutamente. Ecco. Però, diciamo, chi pensava di trovare una Francia in passeggiata contro la Svezia, invece è stato beffato. Alcuni amici che non amano Ibra dicono: certo, quando la partita è inutile, lui fa i gol. Per esempio, l'economista Panunzi, immagino. Esatto, ecco, vedi, ormai abbiamo un livello di intesa. L'amico Giorgio Lau. Mi veniva anche in mente. Oggi c'è Germania-Grecia? No, è venerdì. Ancora due giorni e poi arriva il partitissimo. Lo sconto euro. Il super partitone. Doveva essere la finale sicuramente. Noi abbiamo anche la vignetta olimpica di Cinzia Poli, perché non solo gli europei, ma questa sarà anche l'estate delle Olimpiadi. Vero. Non c'entra niente con le Olimpiadi la vignetta, ma è olimpica nel senso olimpica dello spirito olimpico. Perché spirito è olimpica di Cinzia Poli. Parole libertà. Esatto. Per il ministro Profumo, un hacker ci impiegherebbe 3 anni per aprire il plico telematico delle tracce della maturità, che è sempre meno di quanto ci metteranno i professori stamattina. Grazie. Allora, facciamo rivedere il codice, direttore, e con questo la lasciamo. Chi c'è oggi? La Scottoni abbiamo visto. No, abbiamo già fatto e abbiamo cambiato gli orari, ragazzi. Cambiato ieri. Alle 7:30 in punto, come se fosse insomma, un appuntamento d'amore, c'è Elena Scottoni, ve la faccio vedere. Perfetto. Perché buongiorno. Vabbè, buongiorno Elena, che dice vedere le sue cose. Tra poco le cederò il passo e lei con Paolo Cappelli racconteranno il mondo, perché noi dalle 8 alle 8 e mezzo sul digitale terrestre del satellite, perché lì ci separiamo dalla terza rete, raccontiamo, facciamo un giornale praticamente solo di politica e di cronaca internazionale. Sono, diciamo, i piccoli piaceri che ci possiamo concedere, non essendo una televisione che deve fare 3 milioni di spettatori tutte le mattine. Poi ne fate comunque tantissimi, direttore. Grazie, arrivederci. Allora, Repubblica, allarme casa, crollano le vendite. Le vendite, cioè non è che ci sia un crollo del prezzo, ma c'è un 20% di compravendite in meno. Questo naturalmente è molto preoccupante. Gli altri due titoli sono trattativa Stato-mafia, le telefonate segrete, morto Mubarak, poi il giallo, legge elettorale, perché conviene il doppio turno, dice Piero Ignazzi. Vediamo sempre sulla casa, crisi, caro mutui, tasse, acquisti giù del 20%, 700.000 case invendute, tutti questi cartelli con vende si danno il senso. Esodati, il numero sale a 120.000. LK, come Giannelli, si insomma, esercita sul tema. Esodati, questo governo capisce subito quando commette un errore nel momento stesso in cui lo ripete, sostiene la LK. Accordo al G20 su crescita e banche, dice sobriamente la Repubblica. Mario tenta la Merkel, compriamo bond con il fondo salva stati, quindi questa cosa non è decisa, se ne parlerà il 22 a Roma, poi se ne parlerà il 28 e vedremo la cancelliera, però non ricada tutto su di noi. Cameron, Hollande, lite sulle tasse ai ricchi, ve ne abbiamo già parlato, e il Colle, rassicurò Mancino, il presidente sa già tutto, si sta muovendo anche lui, ve l'ho fatta vedere. Lite di Pietro PD sui nomi della società civile, anche questo avete sentito di Pietro che parla di lottizzazione, e anche per i nomi della Tobagi e di Gherardo Colombo che sono stati segnalati al PD da varie associazioni. Concordia, l'ultimo show, ecco il maxi salvagente che trascinerà via il relitto. Passiamo all'Osservatore Romano. L'Osservatore Romano dice che Europa e America l'intesa perduta. Come fa il New York Times, non è molto ottimista su questo incontro. Da domani Liberal solo online, un altro giornale cartaceo che perdiamo, c'è un problema di costi, quindi Liberal ci sarà su tablet, su Mac, PC, iPad, tutto quello che volete, ma non ci sarà più
in edicola la legge dei costi. Naufragati e venduti, i drammi dei migranti, per fortuna Avvenire ci ricorda questa cosa, la notizia è stata completamente compressa sui titoli, sulle prime pagine dei giornali di oggi. Ieri il mare si è inghiottito di nuovo delle persone che speravano di migliorare la loro condizione di vita, che speravano di aiutare le famiglie lavorando in Italia e invece non sono mai arrivate, mette naturalmente l'accenno anche su chi su queste disgrazie lucra.